ragazzi, oggi andiamo a vedere un effetto di John Scarn. Un effetto che può essere catalogato come la magia per la terza età, anche se effettivamente è di forte interesse anche per catalogare lo stesso in un contesto semplice di routine cartomagica impromptu, da fare sempre e ovunque e in qualsiasi momento. Andiamo alla performance. Mazzo di carte che si mescola, lo spettatore può mescolare. Diciamo uno spettatore dice un numero tra 1 e 20, ipotizziamo ci dica 14, dai. Allora faremo due mazzetti 14 carte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bene, da ognuno, cioè da uno dei due, lo spettatore può prendere una qualsiasi carta. Immaginiamo da questo. Prende, non so, l'otto di quadri, io la vedo perché tanto, la lascia fuori, riunisce il restante, le restanti porzioni, le mescola, come meglio crede, e addirittura si può divertire a intercalarle così, una di faccia, una di dorso, fino alla fine della distribuzione. Ok. Unisce tutto, mette solo la carta selezionata, che ricordo 8 di quadri, e taglia. Quindi da questo momento la carta è pezzo in un punto qualsiasi di questo mazzo, posizionato nella maniera più strana. Può tagliare da una parte, può tagliare dall'altra, quante volte vuole, ancora girare, e non ci cambia assolutamente niente. Poi noi andremo sotto al tavolo e senza vedere cosa faremo. Cercheremo semplicemente di individuare la carta selezionata al tatto. Lo so che può sembrare strano, però provarci non costa nada. Sì, questa no, ma diciamo che forse ci siamo, dai. Carta era 8 di quadri, piccolo gesto. E l'unica carta faccina per l'otto di quadri. Come visto, la performance si presenta, sembrerebbe un attimino impercettibile seguirne lo sviluppo, ma effettivamente è uno di quegli effetti dove, se si sta abbastanza attenti e si guarda da mago e non da spettatore, forse si arriva da soli alla soluzione. Comunque, noi siamo qui per donarvi la nostra conoscenza e quindi andiamo con il tutorial. Allora, la routine è veramente di una semplicità disarmante. Si mischiano, si prendono due 7 da 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ma possono essere 15, 15, 16, 16, insomma l'importante è che siano due metà mazzo che contengono equal numero di carte. Da uno qualsiasi viene scelta una carta, vediamo l'asso di cuore così ce la ricordiamo meglio, il resto può essere mescolato. E fine qua, nulla di che. Poi qua avviene il magheggio, nel senso che con la scusa di mettere una carta di faccia e una di dorso, noi andiamo a mettere dorso, faccia, 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 fino alla fine. Ora vi voglio far notare una cosa, vedete come terminiamo col dorso e siamo partiti con il dorso, questo perché? Perché fra le carte di dorso ne abbiamo 14, di faccia ne abbiamo 13. Molto semplice, perché una è stata estratta. Ora, se quella estratta la mettiamo sotto, noi abbiamo un raddoppio di una carta di dorso. Quindi, andando a tagliare da una parte e dall'altra e ritornando nella versione originale di dorso o di faccia, comunque da come siamo partiti, se andiamo a stendere
noi abbiamo una parte in cui, per esempio, qua si sono accavallate tre carte di dorso. Allora, cosa succede? Sotto al tavolo cosa facciamo? Ma semplicemente un antifaro, quindi portiamo una giù, una fuori, una giù, una fuori, una giù, una fuori, una giù, una fuori, giù e via dicendo, fino ancora una volta a terminare il mazzo. Vedete che una sola carta di dorso si incastra fra quelle di faccia. Quindi una volta fatta questa separazione, quelle che stanno in outjog le estraiamo e le giriamo dorsinato sopra le altre. Basterà stendere e l'unica carta che risulterà essere faccia in alto sarà la carta scelta dallo spettatore. Per oggi abbiamo dato. Ragazzi, speriamo che anche questa routine sia stata di vostro gradimento. Come vedete, noi non facciamo routine con grossi setup, preset e cose varie del genere, perché noi veniamo da una realtà territoriale dove il close up magic è un close up d'assalto, da guerra, quindi sempre pronti 24 su 24, non c'è il tempo dello storytelling quando si va ai tavoli, non c'è il tempo di portarsi la 24 ore perché lo trovo bruttissimo, dove all'interno ci stanno 50 giochi truccati, per cui ci siamo abituati all'idea del mazzo di carte, quindi meno fronzoli richiedono gli effetti e più siamo sempre pronti e guardabili, soprattutto a 360 gradi. Vogliamoci bene, ragazzi, viva la magia! Ciao!